Il complesso conventuale di San Francesco, nella frazione di San Giacomo di Serino, è tra i monumenti di carattere religioso più importanti del nostro territorio. In 4 secoli di storia, la prima pietra fu posata il 27 settembre del 1617, è sempre stato centro di formazione spirituale e di cultura. Ecco, ricorrono proprio in questi anni, diciamo dal 2015 fino al 2017, sono gli anni proprio di inizio della storia di una fraternità francescana in questo contesto. Prima c'è stato un insegnamento dei frati, ma la pietra di fondazione proprio è stata messa il 27 di settembre del 1617, quindi sono 400 anni di storia fra un anno più o meno. Oggi il convento è animato da 4 frati francescani della provincia salernitano-lucana, membri dell'Ordine dei Frati Minori. La prima comunità si insedia nel giorno dell'Ascensione del 1615 presso la preesistente cappella di San Giacomo. Le prime celle ed il chiostro sono complete invece nel 1621. Il convento è articolato in diverse aree, adesso noi dove ci sposteremo? Adesso questo è l'ingresso principale, dalla parte dell'atrio della chiesa. Entreremo prima per il chiostro, poi visiteremo l'interno della chiesa. A quale parte della vita conventuale veniva dedicata quest'area? Dall'origine è sempre stata dedicata sempre alla vita esclusivamente dei frati, un luogo sicuramente diciamo sacro, ecco, e quindi è riservato più alla vita interna. Poi col passare del tempo, ecco, vista anche l'esiguità del numero dei frati, ecco, anche questo luogo è accessibile oggi a tutte le persone e possono soprattutto visitarlo per quello che all'interno si ritrova. Infatti vediamo che le pareti sono tutte quante affrescate, queste raffigurazioni quando sono state realizzate che cosa rappresentano? Ecco, gli affreschi sono del Ricciardi e sono state praticamente realizzate nel 1706. La data è su un affresco qui proprio nell'angolo, dove ci sta questa indicazione da Michele Ricciardi che ha fatto l'opera, e rappresentano 4 figure di santi francescani: San Francesco dall'ingresso fino alla porta che porta poi in chiesa, poi Sant'Antonio sul fronte e poi San Pietro d'Alcantara e San Leonardo, quindi tutti santi francescani con tanti medaglioni che raffigurano ancora tanti altri santi e sante francescani. È oggi più impegnativo vivere la santità, molti ritengono che sia una cosa quasi impossibile, ma che cosa significa farsi santo? Beh, innanzitutto la santità è dono anche di Dio, cioè Dio ci ha fatti tutti santi, ci ha redenti per mezzo di Gesù Cristo e quindi ci ha fatto dono di dare questa possibilità, questo sbocco alla nostra vita che è la santità stessa di Dio che ci è stata trasmessa e donata da Lui. A noi l'impegno di saper accogliere il dono e quindi di saper seguire quelle orme, così come hanno fatto San Francesco, i santi francescani, che non hanno fatto altro che rivivere il Vangelo nella propria vita e testimoniarlo non tanto con le parole, ma quanto con l'esempio, con quello che hanno messo in pratica nella loro esistenza. Nato nel 1897 ad opera di Papa Leone XIII, l'Ordine ha come missione quella di vivere il messaggio evangelico secondo il modello proposto dal fondatore e annunciarlo ad ogni creatura. Come si è evoluta nel corso degli anni, soprattutto gli ultimi, la vostra presenza qui sul territorio? Sì, qui negli anni 50 c'era una comunità molto numerosa, c'erano
più di 50 frati, perché era uno studentato dei primi anni di filosofia, poi si passava a teologia. Successivamente la comunità è andata sempre più assottigliandosi e solo da 5 anni che siamo qui con un nuovo progetto, siamo venuti in 4 e abbiamo praticamente risposto a un'esigenza anche della nostra provincia per impegnarci nell'evangelizzazione, quindi siamo anche a servizio di tutto il nostro territorio provinciale, salernitano-lucano, soprattutto per questo impegno delle missioni al popolo o altre realtà. E qui è anche centro di pastorale giovanile e vocazionale. Il percorso di fede, quello culturale, storico ed artistico oggi, risultano molto impegnativi. Da un lato, la necessità di colmare la distanza tra comunità dei fedeli e mondo religioso. Dall'altro, la custodia di beni materiali di pregio, ma fragili. Adempiere non è un'impresa da poco per le famiglie religiose che abitano questi luoghi. Abbiamo ripreso un po' di più anche quello che è il rapporto con la popolazione, con la gente, con i fedeli, in modo particolare il Terzo Ordine e la Gioventù Francescana, che è abbastanza numerosa. Quindi mi sembra che ci sia da parte della comunità un'accoglienza positiva delle vostre attività e della vostra presenza. Sicuramente, la gente ha risposto molto molto positivamente a questa nuova presenza e soprattutto si sta impegnando anche per la ripresa un po' di tutto quanto il convento, perché dopo i finanziamenti del terremoto degli anni 80, adesso purtroppo dobbiamo cercare noi stessi di darci da fare, e la gente risponde proprio per rendere sempre più bella e accogliente questa realtà, ma anche per quando sarà possibile anche a servizio dei più bisognosi. All'interno del convento, opere lignee, pittoriche e parietali, un bene prezioso, espressione della migliore creatività artistica e dell'abilità dei maestri artigiani. All'interno di questa chiesa è custodita una tela di pregio, sì. Giusto? Sì, ultimamente l'abbiamo ricollocata, anche se il posto proprio non è quello definitivo, ma purtroppo per le dimensioni in cui l'abbiamo trovata e dopo il restauro che è stato fatto, ecco, l'abbiamo posta qui al centro davanti sul coro. E rappresenta una delle opere appunto più importanti, soprattutto perché probabilmente risale un po' alla scuola del primo Solimena, di Angelo Solimena, e dunque anche l'attenzione particolare allo stile compositivo, e poi soprattutto anche perché richiama un po' anche quella che è la spiritualità francescana dell'Immacolata Concezione. I santi raffigurati sono San Francesco e San Giacomo Apostolo, che ricorda un primo insediamento religioso qui nel convento, o meglio prima della costruzione del convento c'era una cappella dedicata a San Giacomo, e non a caso questa zona è dedicata a San Giacomo Apostolo. È una tela, una delle più rovinate, è stata ritrovata arrotolata addirittura, quindi è stato fatto un buon lavoro di recupero, di restauro, per cui rappresenta un'opera notevole anche da questo punto di vista per quello che sono diciamo le opere contenute in questa chiesa. All'interno della chiesa cos'altro possiamo ammirare? Ma certamente va ammirata la cappella attualmente dell'Eucarestia, che è la cappella della famiglia Moscati, dove c'è anche il soccorpo con i resti degli antenati del ben più famoso San Giuseppe Moscati. C'è la cappella della Madonna con degli affreschi, l'unica cappella affrescata con storie della Vergine. Come sculture abbiamo la scultura dell'Addolorata, che è una scultura del Settecento di scuola napoletana, molto pregiata, molto notevole. L'arte può essere
una via per avvicinarsi alla fede? L'arte è espressione dell'animo umano, così l'arte aiuta a elevare lo spirito e l'animo verso il cielo, verso Dio. L'arte rappresenta questa espressione esteriore di quello che si porta nello spirito, e tante volte gli artisti hanno fatto sì che quello che era la loro esperienza spirituale o religiosa sia espressa attraverso la manifattura di sculture o di pittura, ma da sempre l'arte ha rappresentato questa via, appunto, della bellezza. Per contribuire all'onerosa manutenzione del quattrocentesco convento di San Francesco a Serino, Riviviamo il Convento è stata una delle iniziative promosse dalla Fraternità Francescana di Serino. L'occasione è stata favorevole per l'allestimento di una mostra temporanea con tele argenti, di regola custoditi presso il convento delle Clarisse nella vicina Santa Lucia di Serino. Abbiamo quattro tele di Matteo Vigilante, questo pittore di Solofra del Settecento, e c'è una bellissima Annunciazione di scuola solimenesca, che è forse l'opera più importante che è contenuta ed è conservata qui in convento, e poi alcuni oggetti d'argento, ostensori, calici, che rappresentano un po' quello che è, appunto, la ricchezza, ecco, di quella che era l'argenteria che si utilizzava per le celebrazioni liturgiche, che sono opere recuperate in questi anni. Ecco, opere, come dicevo, in deposito, ma sono state recuperate attraverso un attento restauro. La necessità di effettuare il restauro, come riuscite a sopperire a questa esigenza? Ma sono stati fatti soprattutto con le offerte della popolazione e con alcuni fondi che abbiamo recuperato attraverso anche la nostra provincia religiosa. E questo voleva essere un segno forte proprio in questa direzione, proprio perché queste opere rischiavano di non essere più, purtroppo, recuperate. Allora abbiamo voluto investire in questo senso. Attraverso la fede e l'arte, per giungere insieme ad una reciproca gratificazione umana, custodendo un patrimonio il cui carattere è universale. Riviviamo il Convento è stato uno dei momenti di condivisione e cooperazione tra mondo laico e mondo religioso, al quale hanno dato piena collaborazione l'Ordine Francescano Secolare, vale a dire i laici cristiani adulti, la Gioventù Francescana Gifra, gli Araldini, ossia i bambini. Abitualmente diciamo che già c'è una intensa vita intorno al convento, ma vogliamo che questa sia l'occasione per recuperare anche qualcosa a livello, con la collaborazione da parte dei laici nostri, Terzo Ordine Gioventù Francescana, con quello che si darà anche come possibilità di consumare qui, e con le offerte di quelli che parteciperanno cercheremo di far fronte a quelle che sono ancora le necessità per la struttura che ci accoglie. Vivere la fraternità francescana è sempre un momento di crescita reciproca. La conoscenza di se stessi, la capacità di sapersi mettere in relazione con il proprio prossimo, non sono terreni facili da coltivare. Le opere, l'esempio, gli strumenti che bisogna imparare ad usare. Nessuno si salva da solo non è solo il titolo di un recente film di Castellitto. È la considerazione alla quale giungere e dalla quale ripartire per tentare di migliorare la realtà della quale siamo partecipi. Una strada può essere la fede, una strada può essere l'arte, una bussola può essere la curiosità, una capacità può essere quella di saper mantenere ancora e sempre aperta la porta del cuore. Provarci insieme può essere occasione più proficua di provarci da soli. Il Papa Francesco ha lanciato un appello, quello all'accoglienza delle famiglie di profughi che stanno fuggendo dalla morte in ogni caso. Voi come rispondete a questo appello? Sinceramente ci ha messo molto in discussione, ma con le situazioni in cui ci troviamo non è che possiamo fare granché in questa nostra struttura.
però in accordo anche con le sorelle di clausura, visto che loro avevano a disponibilità un piccolo appartamento che per il passato era servito a quelli che collaboravano con loro come esterni, adesso loro lo mettono a disposizione e quindi noi stiamo collaborando con loro per rimetterlo un po' in ordine, arredarlo un po' noi, un po' con l'aiuto di chi ci viene incontro, e cercheremo di ospitare anche noi una famiglia, così come ci ha suggerito il Papa. Ci siamo fatti promotori di questo, molto poco forse, però sicuramente sentiamo questa esigenza e di quello che sta succedendo nel mondo. Non siamo chiusi, non è che non conosciamo, non sappiamo, facciamo finta di non sapere. Per quello che ci è possibile, vorremmo poter rispondere ancora di più.